Marrone, perché adesso abbiamo un grande ospite, prego. Signore e signori, il sindaco di Prurito. No, la porta, sindaco di Scraffiggio. Mi scusi, Là che è Scraffiggio, che è il Prurito. Tu che ti pigli da tu e a quattro generazioni, se ti sei... Non esageri, ma generazioni mi pare di cazzo. Non si riproduce, è infermo biologico. No, non è che si riproduce, si riproduce, si riproduce. Si riproduce. Scusa, signor sindaco. Mi buonasera, scusa, buonasera a lei. Complimenti, per me gusta, guardi, un metal meccanico. No, una giacchettina che ha fatto Greg a Trattizi. Trattizi? Sì. Come sta? Bene? Bene, bene, la vedo in forma, però. Sì. In forma, in forma, no, io su viaggendi e galleggendi in custulla d'ammini de vita. Vabbè, sono detto così, sempre a proposito della d'ammini, siccome ti intendo fragoboro, ha schiacciato qualcosa entrando, sai? Si sente molto, no? Là si sente. No, non è colpa mia, è frago di sulla d'ammini che stiamo importando a Scraffiggio, se si comprende la d'ammini questo periodo. E come mai? Perché ho comprato questo macchinario della Cina. Praticamente Zeus vende correnti grazie a sulla d'ammini, con la biomassa che indica le da tottus. Sì. Ma dai, quindi grazie ai rifiuti organici voi fate energia pulita. Sì, signor, beh, pulita no, in vita cesti, un frago potesci non fa la ciavarrai. C'è la mosca correndo a pelle. Mamma mia, bella. Guarda. Gente che attendi. Gente che accende. Se viene lei, inizia la caccia, io e da capo, se dica andata in pensione, mai. Bella. Siamo il primo comune dove si vede l'odore. Come si vede l'odore? Sta tipo nebbia, A tipo nebbia, da tempo si sagai affitto su frago, da tempo si sposta, perché si vede? Ti impiastra, da comprendere. Vabbè, cioè, ma quindi in paese siete ormai autosufficienti con l'energia? Sì, siamo autosufficienti. Praticamente ha approvato una delibera dove la gente è obbligata a fare la disdetta Enel entro dicembre. Tutti. Saremo il primo comune in Italia bullet free. Senza bollette, Sì. Beh, è una bella iniziativa, Certo, certo. Ma come nasce questa idea, si chiede la gente da casa? La gente si chiede, poi aici, questo scempiao del Renzi... No, allora, Presidente del Consiglio, dica quella brava persona, dica per... sennò qui rischiamo una denuncia. No, ci dà appiccichi da San Mamma. Allora, quel bravo ragazzo di Renzi... Renzi. E il canone Rai domanda da in folle muta a Sazia che da no, sé. No, certo. Certo. Il vostro intento è quello di evadere al 100% perché non è Rai. Noi dobbiamo entro l'anno evadere 100% della popolazione di Scraffiggio canone Rai. E ci gusta quando sentite il video, così il canone, così canone Rai lo faranno tutti e non va nessuno, ce lo vedo su Nettuno da no gatto. Così ma scusi, ma si può fare questa cosa di non pagare Si può fare. Si può fare. Basta andare in la cosa. Alle poste. Alle poste, andare davanti all'impiegato postale, perché sa il canone, si dose che se ci stacca sa facci. Posso avarti che dispetta. Però scusate, io adesso mi dispiace dirglielo, però sindaco, ci sono state delle polemiche. Sì. Come hanno saputo che lei sarebbe arrivato oggi, è arrivato un altro sindaco che ha deciso che lo vuole denunciare. Io a me. Vorrei far entrare il sindaco Pinuccio Mallus. Prego, si accomodi. Si accomodi. Buonasera. Buonasera. Conosce Mallus? Buonasera. Buonasera, sindaco. Io non vorrei salutare la gente che ha sospetti addosso. In che senso sospetti? Lui. No, io a lei posso salutarla. La ringrazio. Però non so. Ma cosa è successo? Cioè, loro stanno producendo energia dall'humus. È un po' di giorni. È un po' di giorni che sta mancando il lettame nostro. In che senso? Cioè, loro stanno rubando. Stanno rubando il lettame. Il lettame delle bestie? Delle bestie, forse solo delle bestie. È che ci giriamo e non troviamo più quello che abbiamo fatto. Sì, beh, sì. C'è anche... Poi tanto su Cristiano, fate più corrente, capito? Sulla dama. Però questo non si dovrebbe fare, ci vorrebbe... Non si dovrebbe, anche perché questa cosa dell'invenzione di usare il... L'humus. L'humus. Sa merda, no! L'humus. Sindaco, lei come dite voi a Scraffiggio? Ah? Come dite voi a Scraffiggio? La dammini a casa nostra, merda fuori. No! Ci mancherebbe. Allora, il discorso è questo. Già in passato. Pensa di toccargliela.
piacere di stringergliele. Allora. Se continua così glielo allargo perché... Allora, pare... Allora, vi volevo spiegare. Dica, signor Magus. In passato già un mio parente aveva l'idea di fare la medicina dall'humus. E cosa è successo? Che lui voleva fare questa medicina. Come si girava, non trovava più niente. Sì, e c'erano i carrabusi che gliela portavano via. Bravo. E infatti, no, se non mi insegnano, i carrabusi su. La stiamo rubando con le palle. Che sarebbe lo scarafaggio? Certo, però io so che lì... Cosa è successo? Che per evitare che gliela rubassero, mio zio. No, prendeva la purga. E allora, quando arrivava l'animaletto, gli diceva: se non ti sei portato il recipiente, oggi non le porti via. Certo. Ma io devo parlare di queste cose quando abbiamo lo chef in cucina, scusi, no. Perché il chef non la fa la carta. Lo so che la fa, non lo dica così, dai, però. Fatto da pure come devo dirlo? Come lo deve dire? Allora, però. L'idea poi gli è stata rubata, che sarebbe che Gino Pedale e Fausto Coppia. Ah, ecco. Ha capito. Bisogna stare attenti. Perché io so che loro hanno rubato, l'anno scorso, d'estate, gli hanno rubato anche l'acqua. Certo, te sei uscito in è vero? Lei ha messo il dito nella piega. Nella piaga. Perché infatti lo slogan era: de sabida de accanta a Pacifico Sindio in TV Rai s'acqua. Ma de un sacco prima de donare il gusto da sacco di Bongu. To. E pigata. Allora, scusi un attimo. Aspetta. Signor, no, mi ha fatto una domanda. Cosa ha detto? Ma pigata. Su fuoco a sacco. Allora, basta di nuovo in fuoco. Allora, lei conosce bene Turgu? Certo. Quello signor anziano, quello che ormai sta finendo a fare serate con Vadilonga. Domanda 104. Certo. Aveva fatto una canzone, Beni Turgu, La Porsea. Se la ricorda La Porsea? Certo. Lo sai chi la sta cantando? È uscito il CD ultimo, No. Luciano Ligabue. L'abbiamo sentita La Porsea cantata da Ligabue? No. E la faccio sentire io, prego Paolo. La Porsea, la Porsea, la Porsea, fatto i porseri, erano tutti grossi e belli. La Porsea, fatto i porseri, la Porsea, la Porsea, però, la Porsea, fatto i porseri, erano tutti grossi e belli. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Pagate i diritti, A chi? A Venitur. Vai a prendere dinato. Lei si ricorderà che tempo fa avevo fatto la canna da vista. Abbiamo 50 secondi. Sì. La canna da vista. Allora, sono arrivati quelli da fuori e hanno inventato questo, che me l'hanno copiato a me. Questo è per il selfie. E questa è la canna da vista. È la stessa cosa, l'hanno quindi copiato. Quindi stanno sempre copiando le quindi cose. Siamo che... Facciamo un appello. Che Gino Pedala... Aspetta, dica, fagli un primo piano, no? Perché bisogna dirlo. Chiudiamo il blocco con questa frase, Gino Pedala e Fausto... Coppia! Grazie. Piruccio Malu, state, accomodatevi, prego. Accomodatevi qui la faccia. Ci vediamo fra un minuto.